Le numerose chiese, le strade, i palazzi, i vicoli narrano un passato scritto da vicende storiche e fiorenti civiltà. La cittadina affonda le sue origini nel periodo preistorico e protostorico, così come dimostra la necropoli di età preellenica in Contrada Stefanelli. Durante la dominazione greca e romana, la località era un piccolo insediamento subordinato alla vicina Locri ed utilizzato per controllare il circondario. La fondazione vera e propria della città risale al VII e VIII secolo d.C., con l'abbandono della vicina Locri Pizzefiri da parte dei suoi abitanti, alla ricerca di un luogo più alto e sicuro. Con i bizantini, che chiamarono l'insediamento Santa Ciriaca, ed i normanni, la città assunse un ruolo importantissimo nell'economia e nel controllo del territorio, grazie alla sua eccezionale posizione strategica, conquistando in seguito la definizione di città bella, grande e illustre. La città è fortezza bizantina sin dal X secolo, quando, dopo aver resistito a numerosi attacchi, nel 986 d.C. cade nelle mani degli Arabi. Nel 1059, con la conquista di Roberto Guiscardo, comincia la dominazione normanna. In questo periodo la città conosce un forte incremento edilizio, testimoniato dalla costruzione della cattedrale e del castello. Tra il XII e il XVII secolo, la città passa agli Angioini, diventando così contea, ed in seguito agli Aragonesi per diventare poi marchesato. Sede di una delle più antiche diocesi della Calabria, Gerace è in questo periodo un centro di forte spiritualità e cultura, tant'è che in città si contavano almeno 100 edifici di culto. Nel 1609, con Giovan Francesco Grimaldi, la città diventa principato, fino alla conquista dei francesi avvenuta nel 1806, quando la feudalità viene abolita e Gerace diventa così capoluogo di circondario, e tale rimane con i Borboni. Edificato probabilmente durante il VII secolo d.C., la sua esistenza è testimoniata già nei 300 anni successivi, quando fu devastato insieme alla città dai bizantini. Con l'arrivo dei normanni, intorno al 1050, fu ristrutturato e fortificato. Nei secoli successivi subì le devastazioni di alcuni catastrofici terremoti. Di esso rimangono una grande torre e poche mura, in parte ricavate dalla roccia e in parte si ergono a picco sui burroni circostanti. Originariamente era dotato di sistemi di canalizzazione per l'acqua piovana, di un grande pozzo, un piccolo oratorio di epoca bizantina, un ponte elevatoio sul lato orientale, un'ampia armeria, un cortile interno del quale oggi rimangono alcuni ruderi del colonnato insieme ad altri locali adibiti alle più svariate funzioni. Nella zona antistante il castello vi è un piazzale denominato Baglio. È indiscutibilmente il monumento simbolo della città. La chiesa è nata come superba affermazione del potere ecclesiastico in contrapposizione al potere civile, rappresentato dal castello che, in origine, era sito oltre una vasta area urbanisticamente spoglia. La cattedrale ha perso oggi quella spazialità esaltante nella quale era stata concepita. Infatti, sul lato sinistro della struttura sono stati costruiti, in un secondo momento, l'episcopio e il seminario, il secondo ad essere stato fondato in Calabria dopo il Concilio di Trento. Fu costruita su una preesistente struttura sacra dedicata alla Chia Keriachi, Santa Ciriaca, risalente all'VIII secolo tra il 1085 e il 1120, durante il dominio dei Normanni. L'edificio trinavato con iconografia a croce latina di stile bizantino-romanico-normanno
misura 1898 metri quadri ed è la più grande chiesa romanica dell'Italia meridionale. All'interno, le tre grandi navate che costituiscono il braccio più lungo della croce sono separate da due file di 10 colonne, scanalate o lisce, in marmo policromo e granito. Tutte diverse tra loro per qualità e dimensioni, essendo materiale di spoglio proveniente da altri edifici più antichi presenti sul territorio. Lungo la navata sinistra è posto il basso rilievo raffigurante l'incredulità di San Tommaso, opera della prima metà del Cinquecento. Oltre al prezioso altare maggiore in marmi policromi del 1731 ad opera di Antonio e Giuseppe Palazzotto da Catania e Antonio Amato da Messina, si può ammirare nell'abside l'altare del Sacro Cuore di Maria, realizzato nel 1771 dal napoletano Domenico Mazza. La cattedrale ospita inoltre il sepolcro dei conti Giovanni e Battista Caracciolo, insieme al monumento funebre della famiglia Polizzi, realizzato verso la fine del XVI secolo. Il rivestimento marmoreo della Cappella del Santissimo Sacramento risale alla metà del XVII secolo, ad opera di maestranze locali. Il bel tabernacolo è cinto da 8 colonnine, sormontate da altrettanti capitelli. Nella cappella sono collocati due dipinti raffiguranti l'Ultima Cena, di scuola napoletana, e la Sacra Famiglia, del 1682. All'esterno, la facciata principale si sviluppa su un modesto spazio funzionale, accessibile con una scalinata sottomessa alla Via Duomo e all'ampio spazio posto a quota più elevata. In contiguità fisica e strutturale con la porzione corrispondente alla navata sinistra, si sviluppa il campanile, che occlude la vista della facciata. La facciata su Piazza Tribuna è caratterizzata da due absidi, quella destra e quella centrale. Nello spigolo sud-est vi è l'intersezione con la Porta dei Vescovi, che nasconde alla vista l'abside sinistra, di diametro inferiore, che presenta una lunga feritoia. L'arco dei Vescovi fu eretto verso la fine del Cinquecento e aveva la funzione di dar maggior fasto all'ingresso dei presuli neoeletti. Sulla sommità vi è una caratteristica meridiana, tuttora in eccellenti condizioni, recante lo stemma del vescovo attuale. La sottostante cripta è accessibile direttamente dall'esterno, dal portale aperto nell'abside centrale e dal ricco portale gotico aperto nel 1348 dalla famiglia Caracciolo, e inoltre connessa al corpo superiore tramite una scala posta sul lato sinistro. La cripta si presenta con un'iconografia a croce greca irregolare, divisa da 26 colonne di spoglio, con capitelli bizantini e classici, tranne un affogliame corinzio che sostengono le crociere di copertura. Essa ospita la cappella della Madonna dell'Itria, chiusa da un cancello in ferro battuto seicentesco. L'ambiente, di modeste dimensioni, è stato ricavato nel 1261 da una chiesa rupestre, con volte a botte, abbellita da stucchi e decorazioni murali in marmo che rappresentano i titoli attribuiti alla Madonna delle Litanie. Sull'altare è posta la Vergine col Bambino del XIV secolo. La cripta ospita un primo nucleo museale contenente oggetti preziosi che fanno parte del tesoro della cattedrale, tra i quali possiamo citare una croce reliquiario a doppio braccio del XII secolo, un'apisside in rame argento del 1607, ossia un calice in filigrana commissionato nel 1726 dal vescovo Diez de Aux. Una statua dell'Assunta in argento realizzata su commissione dal vescovo Scoppa, dal napoletano Gaetano Dattilo nel 1772. 11 corali in pergamena redatti in lingua latina sul finire del XV secolo, che attestano il passaggio dal rito greco a quello latino.
ed altri manufatti che provengono da altre chiese geracesi. Di particolare interesse è la chiesa annessa al convento di San Francesco di Assisi, la cui fondazione risale al 1296. Il portale è triplice archivolto arabo-normanno ed è decorato con fregi geometrici. Sulla sinistra è scolpita una svastica, simbolo religioso di origini orientali, propizio per le culture originarie dell'India come buddismo ed induismo. La mononavata misura 25 metri, il presbiterio e l'abside sono quadrate, di cui quest'ultima di evidente ispirazione circostense e florenze. L'altare, realizzato verso la metà del Seicento, rappresenta la sintesi di esperienze artistiche europee e barocche. I due pannelli laterali rappresentano una città stilizzata e, a destra, un monastero con un monaco, un bambino e un cane che gioca nel cortile. È interessante per ammirare la cura meticolosa degli elementi decorativi, che a volte invadono lo spazio al di fuori del frame per rendere più reale le stesse rappresentazioni. Sopra l'altare vi è il fastosissimo arco trionfale, anch'esso finemente intarsiato in marmo. Dietro quest'ultimo, invece, troviamo il sarcofago del principe Niccolò Ruffo, datato 1372, comandante militare angioino della piazzaforte di Gerace, raffigurato in abiti militari, con le mani incrociate sulla spada e i piedi poggiati sui cagnolini. Il sepolcro, di temperie napoletane, reca iscrizioni e caratteri gotici, ed è sorretto da tre figure alate, simboleggianti la fortezza, la fede e la carità. Sulla lastra frontale troviamo infine le raffigurazioni di alcuni santi. Sul lato nord del complesso si può ammirare il chiostro, in parte rovinata e parzialmente ricostruito, e costituito da volte a vela sostenute da massicci pilastri quadrati. Il chiostro è quello che oggi rimane dell'antico convento, fondato agli inizi del XIII secolo da Daniele, un compagno di San Francesco. Testimone della vecchia struttura, oltre al chiostro, rimane il pozzo. Accanto alla chiesa di San Francesco troviamo la chiesa di San Giovanni Crisostomo, detta anche di San Giovannello, dove si ufficia ancora oggi il rito greco ortodosso. A pochi passi troviamo la chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Ma risulterebbe davvero impossibile trattare di tutte le chiese presenti sul territorio geracese in poco tempo. Scendendo dalla piazza del Tocco verso la Porta del Sole, chiamata così perché si affaccia ad oriente, si arriva al Belvedere delle Bombarde, realizzato tra il 1957 e il 1960 sul preesistente orto appartenente al monastero di Sant'Anna. Il Belvedere delle Bombarde viene definito tale poiché lungo le mura di cinta venivano posizionati i cannoni a difesa dalla città e della costa, che da quel punto è possibile ammirare da Roccella a Capo Spartimento. Maestranze locali riproducono opere in terracotta e maiolica, bombolelle, quartare, pinaches. La riproduzione è volta alla rievocazione delle forme classiche della ceramica greca di Locri. Il borgo, anticamente, ospitava le botteghe e le officine artigianali dei maestri vasai, i cosiddetti argagnari, insediate in grotte artificiali. Ancora oggi a Gerace è viva la riproduzione di tessuti artigianali, realizzati con il telaio tradizionale, e l'impiego di materiali caratteristici quali lana, lino, ginestra, cotone e seta.
In simbiosi con la tessitura vi è il ricamo di tessuti con motivi a zampa di cavallo, occhio di pernice, che rievocano i canoni artistici greci. La cucina geracese, come del resto tutta quella calabrese, è fatta di sapori intensi. Molti prodotti dall'offerta culinaria locale provengono dalla cultura contadina, dall'utilizzo degli ortaggi alla lavorazione della carne suina, ai legumi e alla produzione casearia. Una delizia da gustare, in particolar modo, è la pasta filata a mano con melanzane imbottunate, condite con olio di oliva della cultivar Grossa di Gerace. Da provare i dolci tipici geracesi, come rafioli, cicerata, sgute, San Martino e Nacatule. Celebre è il Greco di Gerace, un vino dolce, liquoroso e dal colore ambrato, avente una gradazione tra i 17 e i 20 gradi. Prodotto già ai tempi dei Greci, veniva offerto con miele e fichi in segno di ospitalità.